Henry Ford disse: «C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti». Ciao, sono Martina Florian e in questo video vi presenterò la gamma delle barriere automatiche progettate e realizzate da Roger Technology. Vi parlerò delle barriere serie Bionic. La gamma barriere Bionic nasce con il rivoluzionario ed innovativo motore digitale brushless a 36 volt, robusto, con tantissima coppia motrice ed allo stesso tempo di dimensioni compatte. Quando cerchi una barriera per aggiungere un utilizzo super intensivo, un'azione silenziosa e allo stesso tempo un consumo di energia minimo, sei nel posto giusto. Le barriere della serie Bionic sono in grado, grazie alla loro tecnologia, di creare movimenti perfetti, eleganti, rapidi, sincronizzati e completamente personalizzabili. Come puoi vedere in questo video, attraverso semplici impostazioni puoi decidere esattamente i tempi di accelerazione o decelerazione rispetto alla corsa totale dell'asta. Nota come la salita e la discesa dell'asta sia caratterizzata da movimenti fluidi ed armoniosi, come, per esempio, il modo in cui rallenta verso la fine della sua corsa, prima di appoggiarsi delicatamente sul suo supporto, il tutto senza compromettere la velocità massima di manovra. La Bionic 6 è la soluzione intermedia tra quelle della gamma, un vero e proprio gioiello della meccanica, con un motoriduttore completamente realizzato in alluminio, acciaio e bronzo. Nota come gli ingranaggi abbiano un'inclinazione a 15 gradi e siano elicoidali. Sono stati progettati con questa esatta forma e queste esatte posizioni per avere una precisione assoluta tra i loro assi. Questi riduttori sono il frutto di una produzione automatizzata e robotizzata sulla quale Roger Technology ha da sempre investito. Le barriere Bionic di Roger Technology possiedono anche la modalità Master-Slave, e quindi la possibilità di comandare due barriere in modo sincronizzato. Questa modalità elegge una delle due barriere a master, la quale avrà il ruolo di governare la movimentazione della slave, anche se posizionata a distanza. Come vedi, anche nella modalità master-slave viene mantenuta invariata la funzionalità di rilevamento dell'ostacolo. La funzione del rilevamento dell'ostacolo consente una gestione della sensibilità incredibile. Ricordi il test dell'uovo? La versione Bionic 6, insieme alla versione Bionic 8, nasce con un sistema di sblocco dedicato. La rotazione della chiave aziona un ingranaggio che fa ruotare questa ruota dentata, la quale, a sua volta, fa ruotare l'albero di sblocco all'interno del riduttore, che fa scendere la chiavetta di sblocco, la quale mette in folle gli ingranaggi del riduttore e consente la movimentazione manuale dell'asta della barriera. Se nella Bionic 6 l'asta arriva fino a 6 metri, nella Bionic 4 HP l'asta arriva fino ad una lunghezza di 4 metri e sono state studiate ad hoc. Guarda la sua struttura in alluminio verniciato bianco, dotata di gomma antiurto e di una striscia LED con relativo profilo di copertura. Queste aste si differenziano da quelle abbinate alla versione Bionic 4, che veste invece un'asta dedicata, più snella e più sottile. Le luci LED di segnalazione sono disponibili anche nella versione RGB. Con il modulo B73 LTM si può gestire la funzione semaforica e ottenere la miscelazione dei colori per avere una luce caratterizzata da diverse tonalità. Ho nominato la Bionic 4. Lei è la più piccola per ingombro ed equipaggiamento, un equilibrio perfetto tra dimensioni, performance, eleganza, tutte caratteristiche che la rendono la più apprezzata tra le barriere. La qualità delle parti meccaniche realizzate con materiali di origine ferrosa rende le nostre barriere robuste e molto stabili durante le manovre. In più, tutti i trattamenti di superficie e le tipologie di verniciature applicate contrastano i segni dell'invecchiamento, resistendo agli agenti atmosferici. L'utilizzo della Bionic 4 va dal condominiale al commerciale, dall'industriale al residenziale.
Il suo sistema di sblocco è molto semplice. La leva, infatti, si aziona agevolmente e una volta aperti gli ingranaggi sono liberi di far muovere l'asta con facilità. Prima di parlarvi delle versioni Bionic 1PE e Bionic 1PC, voglio soffermarmi sulla tecnologia che consente alle nostre barriere la gestione di decimi di grado dei movimenti, con il famoso riavvio perfetto dell'automazione dopo una fase di blackout. I motori digitali delle barriere Roger Technology hanno al loro interno un encoder chiamato Sensored e un encoder assoluto. Si tratta di un sistema estremamente evoluto che consente la precisione e l'eleganza di movimento, che avrai notato in questo video. A differenza delle altre automazioni comunemente in commercio, la tecnologia digitale con encoder Sensored gode di un posizionamento assoluto meccanico. Questo significa che le automazioni hanno la capacità di memorizzare esattamente la posizione in cui si trovano, anche in caso di blackout improvviso. Basta con la classica procedura di riacquisizione del punto di apertura e chiusura. Grazie a questa tecnologia, nel momento in cui viene ripristinata la corrente, l'automazione riprende la sua corsa dal punto esatto dove si era fermata. Questo risultato lo si ottiene perché l'encoder sfrutta un lettore magnetico con una risoluzione di 4096 impulsi al giro. Questo garantisce una più precisa gestione dell'automazione. Immaginiamo il nostro motore digitale come se fosse una torta. Essa sarebbe divisa in 4096 fette, garantendo così una più precisa rilevazione. Questa quantità di dettaglio dimostra che la precisione in un'automazione con encoder Sensored è nettamente superiore ad altri comunemente usati nel nostro settore, i quali solitamente vanno dai 2 agli 8 impulsi al giro. Nella gamma di barriere con tecnologia High Speed, insieme alla Bionic 4, troviamo anche la Bionic 1PE e 1PC, ideali da installare nei parcheggi ad intenso traffico. Entrambe le barriere Bionic 1 montano un'asta di lunghezza fino a 3 metri, dove quella della 1PC è cilindrica e leggerissima, mentre nella 1PE è ellittica e permette il montaggio delle strisce LED. Entrambe hanno un riduttore e una centrale di comando dedicata per renderle velocissime, arrivando fino a 12.000 cicli di manovra al giorno, testati in apertura e chiusura per 24 ore e senza stop. A seconda della lunghezza dell'asta e del modello della barriera, le mole di regolazione posizionate all'interno del corpo dell'automazione sono disponibili con diametri che vanno da 48 a 85 mm, certificate per milioni di manovre. La Bionic 1PC trova al suo interno, già di serie, una doppia molla contrapposta, che, come caratteristica principale, la rende veloce ed agile nei suoi movimenti. La Bionic 8, data la qualità della sua prestazione, ha una doppia molla con un bilanciere regolabile, a seconda delle necessità, e tutte le altre della gamma montano una molla singola. Tutti i riduttori di cui sono dotate le barriere di Roger Technology sono stati prodotti con il principale obiettivo di soddisfare la richiesta di un uso super intensivo e che, come abbiamo già visto, può arrivare fino a 12.000 manovre al giorno. Quante volte, chiedendo alti rendimenti, hai ottenuto un surriscaldamento dell'automazione? I motori Roger Technology con tecnologia digitale sono molto lontani da questo scenario, poiché, indipendentemente dalla quantità di manovre che vengono effettuate, il motore rimane sempre freddo, raggiungendo al massimo la temperatura ambiente. Come produttori abbiamo un'eccellente abilità meccanica, con la quale abbiamo ottenuto la massima prestazione dal motore, conquistando un movimento fluido e assente da vibrazioni. La Bionic 8 è la barriera più grande tra quelle della gamma, con un'asta dedicata che può arrivare fino agli 8 metri. Il riduttore della Bionic 8 al suo interno è fisicamente importante, con ingranaggi maggiori, tutto dedicato al lavoro senza sosta per il quale è stata progettata. All'interno del corpo Bionic 8 puoi vedere l'innovativo bilanciere con inserto dentato, che garantisce, con estrema precisione, la corretta compensazione dei pesi durante il movimento dell'asta. Il collegamento delle due molle di 85 mm di diametro al bilanciere dotato di cuscinetto a rulli
migliora la distribuzione dei punti di carico, dei pesi e delle sollecitazioni che subisce dall'asta durante il suo movimento. Nell'installazione di una barriera, la regolazione e la scelta del tipo di molla, doppia o singola, a seconda del modello, è di fondamentale importanza per supportare il motore coerentemente allo sforzo a cui esso è sottoposto. Per esempio, potremmo trovarci di fronte ad una Bionic 4, quindi con molla da 61 mm di diametro, che monta un'asta da 4 metri senza accessori. Il movimento necessita di un bilanciamento differente per peso e sforzo ad uno scenario in cui la stessa barriera monta un'asta da 4 metri con rastrelliera o appoggio mobile. In quest'ultimo caso servirebbe una molla da 72 mm di diametro. A proposito di appoggio dell'asta, vedi in questa carrellata di immagini quanti accessori abbiamo a disposizione. Dall'appoggio mobile all'appoggio fisso con gomma, da quello regolabile a quello con ventosa magnetica antivandalica, oppure all'utile estensione di 20 mm per appoggio mobile in caso di dislivello del terreno. Come installatore utilizzi il rilevatore magnetico? Questo accessorio è un rilevatore di spire che viene posizionato all'interno del supporto magnetico nel corpo della barriera. È l'elemento che viene collegato ad una spira, cioè una matassa di filo che va interrato là dove c'è il passaggio di un veicolo. Questo consente la rilevazione del campo magnetico generato. Questa soluzione è l'ideale per la gestione dei parcheggi ad intenso flusso, quindi tendenzialmente con le barriere Bionic 1PE e PC, le quali montano delle centrali di comando CTRL-P che nascono per la completa gestione della rilevazione del veicolo attraverso il campo magnetico da esse generato. Quando la barriera ha necessità di essere installata in una situazione in cui si ha un limite in altezza, classica situazione dei parcheggi interrati, è utile avere uno snodo di 90 gradi che consenta di piegare la lunghezza dell'asta della barriera. Tra i nostri accessori ne troverai due a disposizione, la versione up con il tirante posizionato sopra rispetto all'asta e la versione down con il tirante posizionato sotto l'asta. In questo caso hai la possibilità di arrivare alla massima altezza disponibile. Questi sono solo alcuni dei vantaggi della tecnologia della serie Bionic con motore digitale Roger Technology e, ispirandoci a Henry Ford, facciamo del nostro meglio perché questi vantaggi siano dei vantaggi per tutti gli installatori affinché diventi un vero progresso nelle automazioni digitali.